Ciao ragazze, nuovo video spesa, mini video spesa, insomma, non ho tantissime cose, però so quanto vi piacciono queste tipologie di video, quindi eccoci qua. Allora, ho fatto la spesa online perché avevo assolutamente bisogno dell'acqua e oggi c'era anche brutto tempo qui, quindi insomma ero a casa da sola con i bimbi e quindi ne ho approfittato per prendere qualcosina online. Allora, ho cercato di seguire le offerte, ho preso questa focaccia farcita con prosciutto e formaggio perché domani a pranzo sono sola e quindi pe ho pensato di farvi un mukbang che vi piace tantissimo, quindi me lo chiedete sempre. E quindi niente, ho preso questa qui che l'altra volta abbiamo già provato ed era buonissima, quindi ne ho presa giusto una per me a pranzo. Poi ho preso le spinacine, che a Fede piacciono molto, e poi due pacchetti di zucchine a rondelle perché online non c'erano quelle fresche e io le utilizzo per fare anche un pesto di zucchine per noi, per un risotto oppure per le pappediale in emergenza quando non ho quelle fresche. Ho pensato di prenderne un sacchettino di emergenza. Poi aspettate che prendo altri sacchetti. Allora, qui c'è soltanto lo Scotex, ma no, ci sono rimasta malissimo. Ragazzi, ho preso la carta igienica invece dello Scotex, no. Vabbè, c'era scritto Scotex e io pensavo fossero due rotoli, invece è carta igienica. Vabbè, non importa, la comprerò un'altra volta o carta igienica come se non ci fosse un domani. E poi non c'era la solita latta grande di carne, non l'ho trovata sul sito, quindi ho preso, giusto per essere a posto per qualche giorno, queste due qui piccoline. Poi in quest'altro sacchetto ho preso la pasta Rummo che era in offerta sul sito, questa qua, Fusilli, e poi sempre in offerta c'era 1 chilo di penne della Barilla. Era in offerta a 1 euro, mi pare, o 20 o 1,30 euro, mi pare, non sono sicurissima. Poi ecco, io avevo ordinato solo un popcorn. Oh no, forse è vero, ne ho presi due perché Fede spesso con il film vuole. Visto che dentro ci sono solo tre buste, sono da fare in microonde, sono comodissimi. Forse li ho presi due, ne ho presi due. Adesso dopo controllerò lo scontrino. E questi qua sono proprio al burro, come quelli del cinema praticamente, quindi sono molto buoni. Poi altra busta, qui abbiamo, allora c'era in offerta questi qua, i Kinder Brioche, che a Fede piacciono molto con il latte dentro. Poi ho preso gli Oro Saiwa che sinceramente dal pacco, dal sito mi sembrava un pacco molto più grande, quindi ci sono rimasta un po' male, però vabbè, non importa, anche perché questi sono quelli alle fibre. E quelli che avevo scelto io erano normali, mi pare. Però, boh, vabbè, purtroppo capita quando si fa la spesa online che ci sia qualcosa che, insomma, che non è uguale o cambia o si sbagliano. Una passata di pomodoro, in realtà mi pare di averne prese due. Poi due confezioni di pane bianco, pan bauletto della Mulino Bianco, che era in offerta. Voilà. Poi ho preso queste barrette, magari per far fare merenda anche a Federico, non lo so se per uno sfizietto quando si esce magari al lavoro può essere comodo, insomma, avere un dolcetto. E non l'avevo mai visto, è una novità e quindi volevo provarlo. Poi ho preso tre bottigliette del latte che utilizzo per Alessandra, Lactamil 2, visto che ha quasi 6 mesi praticamente. Poi passiamo a quest'altra busta dove ho preso del latte per noi. C'era in offerta questo qui della centrale del latte,
parzialmente scremato e non mi ricordo il prezzo, però perdonatemi. Ma insomma, io non faccio mai spesa da Carrefour, solo quando capita online, perché mi faccio portare l'acqua, mi faccio portare cose che è un po' faticoso. Quindi l'altro litro di latte, e poi ho preso delle pappe complete da tenere per quando sono proprio di corsa, quando non ho la pappa o quando sono dovuto uscire per commissioni eccetera. Arrivo e ce l'ho già pronta, basta scaldarla ed è buonissima. Senza sale aggiunto, senza conservanti, ingredienti selezionati, insomma è una super pappa, è veramente buona e ve la consiglio. Insomma, a Ale poi piacciono tantissimo, cioè queste se le mangia molto più volentieri tra un po' di quelle che gli faccio io. E ne ho prese due tipi, questa qui verdure, pastine e formaggino, e questa qui verdure, pastine e vitello. E qua è finito anche questo sacchetto. Poi c'è ancora questi due, dove c'è appunto l'altra passata di pomodoro, poi c'è panini dolci nuvolatte per magari colazione, qua c'è l'altro latte, questo qui e questo qui. Poi ho preso questi qua, che è una vita che Fedino voleva, insomma, e quindi l'ho fatto contento e glieli ho presi. Erano anche questi scontati. Vabbè, qua c'è tutta lo scontrino, le cose che dopo mi guardo. Qua c'è l'altro latte, perché ne ho presi 3 litri già che stava in offerta. E poi c'è l'ultima busta, ma non meno importante, dove ci sono tutte le cose fresche. Quindi c'è la busta di parmigiano reggiano DOP, prodotto di montagna. Ho preso questo qua solo perché era scontato. Rumori di bambini nei cortili. Poi ho preso anche questo grana padano qua, poi ricotta Santa Lucia, questa qui stava 1,99 euro. Poi ho preso il galbanino, poi ho preso le uova che avevo terminato, poi ho preso lo stracchino Nonno Nanni, che anche questo stava in sconto, e il mega burro, questo qua di Carrefour, che conviene perché ce n'è 250 grammi, io l'avevo completamente finito e costa poco, intorno a neanche 2 euro. E basta. E poi ci sono 3 casse d'acqua, ne avevo chieste 4, me ne hanno segnate 3, ma vabbè, non importa. E niente ragazze, questa è stata la spesa, a parte l'errore mio della carta igienica, è andato tutto bene. Vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con nuovi video, il mukbang con la focaccina. Ciao, iscriviti, lascia un like e ci vediamo presto. Ciao.